Oggi intanto è importante perché abbiamo presentato un manifesto comune tra quattro regioni differenti tra loro, di quattro paesi diversi, Nouvelle-Aquitaine francese, Wielkopolska polacca, Assia tedesca e l'Emilia-Romagna italiana, una collaborazione che va avanti da anni e che abbiamo voluto però precisare anche rispetto a un tema che è un tema cogente, molto importante, che entrerà nel vivo e nel caldo della discussione, perché proprio di questi tempi, nei prossimi mesi, si discuterà dei fondi anche per le politiche di coesione dal 2020 in poi. Noi non siamo coloro che girano le spalle dall'altra parte di fronte ai problemi, sappiamo che la Brexit comporta minori entrate per l'Unione Europea, ma non crediamo possa essere questo affrontato decidendo che chi è penalizzato sono le politiche di coesione, punto. Perché le politiche di coesione in questi anni in molti casi sono stati utili ad arginare quella crisi economica che mai l'Europa aveva conosciuto così forte dal dopoguerra ad oggi, ma anche tante occasioni di opportunità di sviluppo, di consentire nei territori di creare occasioni di lavoro, di opportunità per le imprese. Le parole della commissaria Creu ci confortano, come quelle di recenti di Oettinger, cioè capiamo che vi è chi sostiene che si possono fare aggiustamenti, persino valutare un euro in meno, ma decidendo insieme le priorità, valutando anche opportunità come quella ad esempio di una semplificazione burocratica, perché il tempo e la burocrazia vogliono dire anche costo e quindi denaro, e comunque sapere che le politiche di coesione stanno vedendo migliaia di enti locali aderire a quella Cohesion Alliance che ha visto l'associazione che io guido, il CMR, il Consiglio delle Regioni e dei Comuni d'Europa, 130.000 enti locali addirittura, il Comitato delle Regioni e altre associazioni che hanno aderito a questo appello manifesto proprio per chiedere all'Unione Europea e ai governi, ai nostri governi, di sostenere queste necessità. Ieri, peraltro, nel mio paese, la conferenza delle regioni che presiedo da 2 anni ha deciso all'unanimità, su proposta della Presidente dell'Umbria Marini, che ha la delega in conferenza regioni sulle questioni europee, di aderire formalmente come conferenza delle 20 regioni e delle 2 province autonome di Trento e Bolzano a questo manifesto. Dopodiché ogni regione potrà da par suo, come ha già fatto l'Emilia Romagna e altre, aderire ulteriormente. Insomma, questa voce che cresce così imponente dai territori, da chi tutti i giorni come noi è a contatto con i cittadini, comuni, province o regioni che siano, ci auguriamo possa far riflettere, essere d'aiuto a chi in seno anche all'Unione Europea comprende, capisce che i fondi di coesione, le politiche di coesione servono per un'Europa che voglia tenere insieme politiche di crescita e di sviluppo, ma anche di welfare.